sai che viaggiare per il mondo costa tanti soldi, no? Eh sì. È un po' un lusso viaggiare per il mondo. Assolutamente sì. E noi abbiamo un inviato speciale che abbiamo ribattezzato Mister Low Cost, che ha il compito di partire e andare alla scoperta delle capitali europee per un weekend non spendendo più di 250 euro. Vediamo oggi che cosa è riuscito a combinare. Veramente bravo. Partiamo, Mister Low Cost! Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Buda. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Pest. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Budapest. Proverò a visitare la città cercando di spendere il minimo possibile. Ce la farò, vedremo. Menu. Pest, Buda, Budapest. Vediamo se avrai capito. Ma ricorda che l'unica cosa che devi avere ben chiara è che, come sempre, non devi superare i 250 euro, caro il mio Davide. Vedremo, Licia. Benvenuti a Pest, Buda. Volevo dire, a Budapest. Capitale ungherese costituita nel 1873 da tre città storiche, Pest, Buda e Obuda. La città è divisa in due dal Danubio e esattamente al centro sorge l'isola di Margherita, la mia prima destinazione. La raggiungo con il tram cittadino che attraversa il ponte che la collega alla terraferma. Il costo del biglietto è di 72 ore, ovvero circa 13 euro. L'isola di Margherita è la meta preferita da giovani e non, in cerca di relax e natura. Infatti si estende per ben quasi 100 ettari in alberi e prati, ideali per picnic, passeggiate e sport all'aperto. Bello Davide, rilassarsi, però adesso è ora di andare alla scoperta della città. Ok, vado. Lasciata l'isola, entro nel vivo della città e mi dirigo subito verso la strada principale, Vasi Uzza. È una via pedonale caratterizzata da negozi e ristorantini tipici, molto colorata e frequentata da residenti e turisti provenienti da tutto il mondo. La via ospita anche la chiesa di San Michele, fondata nel 1230 da monaci domenicani. Protagonista di molte devastazioni nel corso dei secoli, è uno splendido esempio di arte barocca che ospita oggi concerti d'organo e di coro. Molte delle opere al suo interno sono state realizzate dai monaci, mentre altre rimangono tuttora sconosciute. I vari restauri sono terminati nel 2015 ed hanno permesso agli affreschi, alle statue, all'organo principale, di tornare al loro antico splendore. Uscendo a pochi passi al termine di via Vasi c'è il mercato centrale, molto ungherese data l'accoglienza. Mila metri quadrati coperti, suddivisi su tre piani, di cui uno interrato. Qui è possibile acquistare di tutto, frutta, verdura, dolci, prodotti tipici e spezie di ogni tipo, tra cui la famosa paprika dolce ungherese, utilizzata per i piatti tradizionali tra cui il goulash. Salendo al primo piano c'è una vera e propria vendita di souvenir, gadget e abbigliamento tipico per tutte le età. Ma anche bancarelle di specialità gastronomiche, tra le quali decido di provare la pizza fritta, che pago 6,50 euro. Davide, ma fino ad ora dov'eri? A Buda o a Pest? Qui si inizia a fare un po' di confusione. Sì, in effetti il rischio c'è. Comunque era a Pest e la lascio attraversando il Ponte della Libertà per dirigermi a Buda, da dove potrò avere una visione dall'alto dal punto più panoramico della città. L'unica maniera per salire gratuitamente è farsela a piedi attraverso queste scalinate. Davide, guarda che spettacolo lungo la salita. Vedrai, una volta lassù, la fatica sarà senz'altro ripagata.
Eh sì, non ho dubbi, però resta comunque una bella scarpinata. Sono alla Cittadella, sito storico costruito dagli Asburgo nel 1854 sulla collina Geller. Una volta arrivato, è impossibile non notare il monumento alla Liberazione, questa bellissima statua femminile alta 14 metri che sorregge la Palma della Vittoria per celebrare la liberazione di Budapest dal nazismo del 1947. Mi trovo esattamente a 235 metri di altitudine e il panorama è mozzafiato. Da qui si possono ammirare il Danubio e Budapest a 360 gradi. Ed è con questa vista che concludo la mia giornata. Allora Davide, dimmi, qual è il programma di oggi? Tanto per cominciare, Licia, questa mattina ho intenzione di visitare la Galleria Nazionale Ungherese. Si trova nel quartiere del Castello di Buda, proprio nell'ex residenza reale. Dopo un breve tragitto col bus, proseguo prendendo un piccolo ascensore per raggiungere l'ingresso posto sulla collina. Il palazzo, devastato durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato in seguito restaurato alla perfezione. Per più di 700 anni fu la residenza dei reali ungheresi, ma oggi è patrimonio dell'UNESCO e sede di vari musei. È una delle mete più apprezzate dai turisti, soprattutto per via del bellissimo piazzale antistante, che ogni giorno accoglie migliaia di persone venute qui anche per godere della vista sulla città. Uno di questi musei è la Galleria Nazionale, disposto su 4 piani. Ospita quasi 100.000 opere d'arte dal Medioevo ad oggi. Si passa da pale d'altare targogotiche all'arte rinascimentale barocca. Ci sono anche opere dei pittori ungheresi dell'Ottocento e sculture del Novecento. Gli interni, invece, sono stati decisamente ristrutturati in chiave moderna, rendendo questo spazio una perfetta art gallery d'avanguardia. Esco dal museo e mi fermo per pranzo. Con circa 10 euro mi gusto goulash e crocchette di patate. Una bontà! Entro nel vivo del quartiere e, proseguendo la mia passeggiata, incrocio la chiesa di San Mattia, anche se in origine il vero nome era Nostra Signora Assunta della Collina del Castello ed era dedicata alla Madonna. Mattia è l'eroe nazionale ungherese per essere stato il re più onesto e giusto nel corso dei secoli, e questa chiesa è solo uno dei tanti riconoscimenti a lui dedicato. È in perfetto stile gotico, meticolosamente ristrutturata e riportata al suo splendore. I suoi marmi bianchi la fanno risplendere ed è piacevole perdersi in questa bellezza, tra le sue arcate, scalinate e torri. Sembra quasi un parco divertimenti. Decido di allontanarmi dai centri storici di Buda e Pest e con la metro raggiungo il City Park per vedere se c'è qualcosa di interessante. Infatti, appena sceso, alla stazione trovo i famosi bagni di Széchenyi, l'attrazione più visitata e apprezzata a Budapest. Qua sono presenti ben 18 piscine, 10 saune e bagni turchi. Budapest è la città delle terme per autonomasia sino ai tempi romani, seguite dai turchi, fino ad arrivare al XIV secolo, promuovendo le sue acque calde come terapeutiche e benefiche. Ed eccomi in Piazza degli Eroi, al Millennium Monument. Inaugurata nel 1896, è luogo di commemorazione dei 1000 anni dell'Ungheria. L'orgoglio di questa nazione è ben rappresentato dall'Arcangelo Gabriele, posizionato in cima a questa colonna bianca alta 36 metri. La statua è simbolo di liberazione, pace, lavoro e gloria. Mi allontano di poco e trovo il castello di Vajdavunyad, una copia parziale di un castello in Transilvania, ma che è in realtà una mostra di stili architettonici diversi. Comunque, nell'insieme, ha un tocco molto fiavesco. Fu progettato per celebrare il millenario come mostra di architettura ungherese ed era stato realizzato in cartone e legno, ma dato l'apprezzamento del popolo fu poi ricostruito in mattoni nel 1904. Visito solo l'entrata, la porta d'ingresso, ma la vista è bella anche da qui sopra. Torno in centro per visitare la Basilica di Santo Stefano, una meravigliosa opera d'arte religiosa, la terza più grande del paese che può ospitare quasi 10.000 fedeli. Risale al 1851. Mi colpisce la sua austera facciata, dove è presente la Vergine Maria circondata dai santi ungheresi. I due campanili ospitano ben 6 campane, ma solo 2 volte l'anno si può godere dei suoi rintocchi. Pago l'ingresso con una piccola donazione e lo faccio volentieri. La ricchezza dei dettagli è sconvolgente. L'oro la fa da padrone e sono presenti più di 50 tipi di marmi.
Davide, fa caldo, lo so, e siccome sono buona, perché non ti concedi una rinfrescatina? Mi hai fregato, lo sapevi, Ligia. Raggiungo per ultimo, ma non per importanza, il Parlamento, dove ora si sta tenendo il cambio della guardia. È situato sulle sponde del Danubio, sul lato di Pest, e gode di una posizione strategica per chi è di passaggio. È piacevole passeggiare e fermarsi per qualche istante ad ammirare la città. Ha uno stile neogotico e ricorda molto il Parlamento inglese di Londra, da cui è stata presa ispirazione. E anche lui è di sera che esprime tutto il suo splendore, lasciandomi senza parole. Concludo qua la mia visita a Budapest. Sarò riuscita a rientrare nel mio budget? E bravo il nostro Davide Scarcella, che anche questa volta ce l'ha fatta.